Ecco, la canzone è Cantando Cantando. Noi vi salutiamo ora, dopo aver detto che fino a domani qualche volta dovremo pensare che cosa? Che non è solo l'oro quello che luccica. Ma che spesso quello che luccica è l'argento, eh? Ed ora sentiamo Gino Latilla, Carla Boni, Giorgio Consolini e Lilla Pizzi. Le tue lettere ha smarrito. Non parti del fegato amaro, respira profondo e fai come me. Cantando, 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 si allunga pian piano la vita. Cantando, 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 si riempie il cuore di felicità. Se con la tua ragazza c'è un bisticcio, volendo si fa presto a far la pace. Un disco di musica allegra e dopo il sorriso ritorna tra voi. Cantando, 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 si allunga pian piano la vita. Cantando, 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 si riempie il cuore di felicità. Cantando, 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 si allunga pian piano la vita. Cantando, 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 si riempie il cuore di felicità. Cantando, 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 si allunga pian piano la vita. Cantando, 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 si riempie il cuore di felicità. Accomodatevi. Sono stato così rapido che non ho consentito lo stacco musicale, eh? Proprio perché volevo che tutto il tempo a disposizione, non ce n'è più molto, fosse appunto vostro, e quindi sono stato rapidissimo. Allora, io stavo leggiucchiando prima di venire, guardando con attenzione, ma non con la dovuta attenzione, questo bel libro intitolato Anche il pensiero e musica. Si tratta di un libro di poesie scritto da Carla Boni. E devo dire, io non sono benissimo. Un critico, non sono un critico. Io ma, l'ho letto anche. Ma sono belle. Sono belle. Io l'ho letto ieri sera, le ho fatto tutti i miei complimenti veramente, perché intanto c'è, sono poesie c'è bellissime. Questa, c'è questa, in questa, nella prima pagina c'è questa, questa frase, questa riflessione che vi leggo. Bisogna essere leali con tutti e sinceri con se stessi, che mi pare una cosa bella, una riflessione bella.
E poi le poesie sono belle e mi piacerebbe poterle leggere io perché non lo so fare, ma insomma farle leggere. Però questa in fretta, leggiamola. Essere sereni è una imposizione che ci facciamo esternamente, ma dentro non lo siamo. C'è qualcosa che ci comanda alla tristezza e quel qualcosa a volte è ingiusto. Questa è una delle poesie di questo bel libro di Carla Bosi, Anche il pensiero è musica. Grazie per avervelo regalato. Grazie a te. Giorgio Consolini, Non scrivo poesie. Non scrivi poesie, ma canti benissimo. Non ci sono so. Cantanti che cantano come all'italiana? Me, nessuno, non c'è nessuno. Sono unico, forse come sarò, te non c'è nessuno. Sarò un po' presuntuoso. Non era il titolo in una canzone. No, ma voglio dire... Non ce ne sono giovani che dobbiamo continuare a sentire solo rock oppure sta nascendo una nuova generazione? Il genere nostro va sempre avanti, cioè ci sono giovani che cantano, non ti faccio i nomi per non far pubblicità agli altri, siccome gli altri non la fanno a me, ma allora, ci sono, ti assicuro che... Tanto ci pensi tu a farla a te stesso. Sicuramente, io tento di fare il possibile. Ma poi c'è tuo figlio, scusa, che canta tanto bene. Chi? Tuo figlio. Beh, mio figlio canta l'opera. Ma ha debuttato come cantante, sì? Canta l'opera. Sì, canta l'opera, vuol fare il tenore, sì. Farà il tenore, spero con tanta fortuna. Gli facciamo molti auguri. Sì, Stefano, se mi stai guardando, preparati che prossimamente, invece di Giorgio Consolini, ci sarà Stefano Consolini. Io me l'auguro di cuore. Gino, mi dicevi che l'altro giorno io ho detto una cosa da Maurizio Costanzo che ti ha impressionato favorevolmente, cioè sì. Ho fatto un riferimento al fatto che bisogna cambiare mestiere a un certo anche punto, quando si hanno i capelli d'argento. Soprattutto allora. Bisogna cambiare mestiere perché ci sono due tipi di stress, lo stress che dà purtroppo la morte e lo stress che dà la vita. Beh, io ho scelto il secondo. Quindi a un certo punto ho cambiato... Mi pare un po'... Mi sembra giusto. Cioè hai scelto lo stress che dà la vita. Che dà la vita. Sì. L'alternativa non è così brutale. No, tu lo sai che io devo parlare... Tu hai fatto il cantante di grandissimo successo per una larga parte della tua vita. Poi hai fatto il dirigente alla Rai. Alla Rai. E ora invece insieme, sei mi pare, tornato. State rivivendo questa bella avventura che è il ritorno al pubblico che vi vuol bene, vi ama e vi accoglie, non solo in Italia ma anche all'estero, certo. Siete appena stati in Canada, negli Stati Uniti. Sì, sì, con un e adesso successo. Poi noi giriamo sempre, ci diamo il cambio, una volta va l'uno, poi vengono loro. La trasmissione va in Canada perché noi l'abbiamo vista. Sì, infatti, salutiamo tutti gli italiani di Toronto. Certo, di Toronto. E anche gli italiani di New York che ci vedono nelle emissioni della Rai Corporation. Sì. Bene, però io non voglio che si parli troppo perché voi dovete cantare una fantasia. Dobbiamo dire che fra due giorni, anzi domani saremo tutti a Firenze. Oggi è venerdì, al Teatro Verdi. Domani sabato a Firenze. Domani sabato e domenica al Teatro Verdi a Firenze e martedì 4 aprile saremo tutti e quattro con la nostra orchestra ovviamente a Taranto, al Teatro Orfeo, questo il 4 aprile, sì, perché 4 aprile. Io dicevo prima a Nella, cioè, allora parliamo del quarantennale di Sanremo. No, io volevo precisare una cosa prima. Ma che quarantennale? Diciamo dove andiamo domani. Volevo precisare solamente una cosa. Prima ho sentito parlare di Rabagliati, di Alberto Semprini, era un filmato, ha detto Minervi, del 36. Io dal 36 non cantavo, perciò siccome è stato fatto il mio nome, io ho incontrato Alberto Semprini solamente nel 1958. Sì, questa ecco. Sì, ma certo. No, volevo precisare. Sia ben chiaro, non era un discorso anagrafico, era come dire... Noi può ricordare, ricordare. Non potevo ricordarlo, anche Rabagliati l'ho conosciuto molto avanti. Anche io l'ho conosciuto, era una persona simpaticissima, straordinaria. Una cosa, siccome noi quando veniamo alla televisione abbiamo sempre le nostre canzoni e voi ce le fate cantare sempre, io incontrai Rabagliati e mi disse... Pensa, sono anni che mi fanno cantare il primo pensiero d'amore. Ecco. La gente pensa che io sappia cantare solo quella. Non è vero. Ma noi sappiamo che voi sapete cantare migliaia di altre canzoni. Appunto. Ma qui noi vogliamo che ci cantiate le canzoni quelle del Festival di Sanremo. Okay. Quelle. Gino Latilla, Nilla Pizzi, Carla Boni e Giorgio Consolini. Ad Argento e Oro. Grazie per essere venuti.